Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video su questo canale che è Royal Fashion Tube, che si occupa di moda, beauty e lifestyle. Il video di oggi è dedicato agli acquisti che ho fatto in occasione del Black Friday e del Cyber Monday di quest'anno, ma più in generale durante la Black Week, perché come già sapete molte promozioni ed offerte sono incominciate già prima del Black Friday. Quindi cominciamo subito dai miei acquisti moda con uno Zara haul abbastanza sostanzioso. Primo capo che ho acquistato da Zara è questo meraviglioso teddy coat nero, che è un cappotto in montone sintetico nella taglia XS. Questo è un cappotto semplicemente fantastico, molto morbido e caldo. Il tessuto è 100% poliestere sia l'esterno che l'interno. Ha un collo rotondo con un colletto non molto ampio, una chiusura anteriore con 5 bottoni scuri e due tasche anteriori applicate molto comode. Per quanto riguarda la taglia, questa XS è perfetta. Le spalle sono giuste, la lunghezza delle maniche è perfetta e anche la lunghezza di tutto il cappotto è ottima, perché è leggermente più corto rispetto ad un cappotto in montone ma a doppio petto. Inoltre non ha quel collo enorme. Il taglio di questo cappotto è dritto, il che non lo rende troppo ingombrante e tende anche a slanciare la figura. Infatti questo cappotto è tipo una giacca camicia pesante o una jacket invernale, che è la novità di quest'anno per i capispalla, perché è un mix fra una giacca e una camicia, da cui il nome jacket, che a sua volta è un mix fra shirt, ovvero camicia, e jacket, che vuol dire giacca. Infatti questo cappotto, oltre ad avere un taglio dritto come una camicia, ha anche due lievi spacchi laterali e mi piace tantissimo. Penso che mi stia bene e mi piace anche il prezzo, perché l'ho pagato 49,95 € in saldo e quindi ottimo affare. Quello che mi piace di più di questo cappotto, oltre al fatto che è molto di tendenza per questo inverno, è che ha questo colletto che si abbottona fino a sotto, non lasciando aperta la zona del petto come succede in un cappotto a doppio petto o a monopetto. All'interno possiede una fodera in simil camoscio che lo rende molto caldo, e poi la chiusura dei bottoni è fatta molto bene in modo da non far passare l'aria fredda attraverso queste aperture. Insomma, se vi piace lo stile teddy coat, mi sento veramente di consigliarvi questo cappotto, perché è ottimo sia per la sua qualità che per il prezzo. Secondo capo è questo bellissimo paio di pantaloni di color nero con la cintura in vita, che ho preso nella taglia S. La cintura è dello stesso tessuto del pantalone, con fibbia foderata e non è rigida. La lunghezza di questi pantaloni è alla caviglia, il taglio è a sigaretta e la parte superiore è leggermente più ampia. Mi piace molto il tessuto, che è di ottima qualità, è molto spesso, la trama è granulosa ed è fatto per il 78% in poliestere, 19% viscosa e 3% elastico. Li trovo molto comodi ed eleganti, inoltre avendo la vita alta e la cintura sono perfetti per poter essere indossati con una camicia o con una blusa all'interno. Sono davvero molto belli, sono disponibili anche in versione similpelle ed in altri colori, e io li ho voluti prendere proprio perché mi mancava questo modello di pantaloni fra quelli che già ho. E poi ho preso questo set di due collane in metallo dorato ad anelli, di cui una è più lunga con questo ciondolo tipo medaglietta rettangolare e l'altra è più corta con questi anelli più grandi. La chiusura di entrambe è a moschettone e sono fatte per il 60% in ottone, 35% zinco e 5% acciaio, e le ho pagate 12,95 € a prezzo pieno. Devo dire che non sono molto convinta di queste collane, perché le trovo un po' troppo piccole e anche poco luminose, perché comunque sono fatte in metallo dorato opaco. Quella che mi piace di più è questa con gli anelli più grandi, ma devo dire che non sono convinta al 100%.
Andando avanti, altro capo di abbigliamento che ho preso da Zara alcuni giorni prima del Black Friday, ma che comunque voglio includere nel video di oggi dedicato al mio Black Week Haul, è questo bellissimo vestito satinato corto che aveva un prezzo di partenza di 49,95 euro, ma che io ho preso in special price a 25,95 euro. Si tratta di un vestito con stampa floreale, collo rotondo, maniche lunghe a campana, ma non molto ampie. Il vestito è avvitato e in vita presenta questa cucitura a forma di U capovolta per una migliore vestibilità. La gonna è corta e termina con un orlo ondulato e sulle spalle ci sono queste fasce, questi volant tipo grembiule, però non sono molto ampi. Mi piace molto la stampa floreale con questi bellissimi fiori di color viola, blu e queste foglie verdi su questo bellissimo fondo di color écru. Il vestito possiede una chiusura laterale con cerniera e una chiusura posteriore con bottone. Inoltre il tessuto è satinato, il che rende questo vestito particolarmente luminoso ed elegante. E questo è tutto per il mio acquisto da Zara. Poi, per quanto riguarda il reparto elettronica, ho comprato uno smartphone e in particolare ho comprato il mio primo iPhone, che è questo, ed è l'iPhone 11 da 128 giga di color bianco. La confezione contiene, oltre all'iPhone 11, che è questo, a cui ho messo una cover trasparente che ovviamente non è inclusa nella confezione, ma l'ho messa io per poterlo prendere meglio. Un manuale di istruzioni nelle varie lingue. Due loghi adesivi della Apple. Una chiavetta per aprire la slot laterale della SIM card dell'iPhone inserendola in questo foro. Questo. Un paio di AirPods. Con il filo, un alimentatore e il relativo cavo con da un lato la presa USB e dall'altro lato l'ingresso specifico per iPhone. L'ho acquistato in promozione con circa il 15% di sconto grazie ad una promozione che durava per tutta la Black Week e fino al Cyber Monday. Ho deciso di prendere l'iPhone 11 per fare principalmente foto e video che sono di qualità nettamente superiore rispetto agli altri smartphone. Ho deciso di prenderlo da 128 giga per avere un maggiore spazio di archiviazione, considerando il fatto che il 64 giga era troppo piccolo e il 256 giga era troppo grande, visto che poi si sale anche con il prezzo. Quindi il 128 giga mi è sembrata un'ottima via di mezzo per le mie esigenze. L'ho preso di color bianco perché è il colore iconico di Apple, ma è disponibile anche in altri colori come nero ovviamente e poi anche rosso, giallo, verde e viola. Per scaricare i dati sul computer, quindi per passare foto e video dall'iPhone al computer, attualmente sto utilizzando il cavetto che è uscito nella confezione, quindi il suo cavetto, collegandolo direttamente al computer. Però per evitare di fare questa operazione di continuo, perché anche la batteria dell'iPhone viene sollecitata ogni qualvolta si collega al computer, ho deciso di acquistare anche la pendrive con ingresso specifico per l'iPhone, che però mi deve ancora arrivare. Passiamo adesso ad una breve descrizione dell'iPhone 11, che è quello con due fotocamere posteriori per intenderci. Entrambe sono da 12 megapixel e la seconda ha la funzione di ultra grandangolo per aumentare l'ampiezza dell'inquadratura. Anche la fotocamera frontale è da 12 megapixel e la qualità delle foto scattate sia con fotocamera posteriore che con quella anteriore, ad esempio per fare selfie, è di livello superiore, sia per la nitidezza, ma soprattutto per i colori, che vengono mantenuti fedeli alla realtà e risultano anche più brillanti. Anche i video sono di grande qualità, sono molto nitidi, potendoli registrare ad elevate risoluzioni fino a 4K. Ma c'è anche la registrazione in Full HD che corrisponde a 1080p o in HD che corrisponde a 720p.
In più, potendo impostare video a 60 frame, questi saranno molto più fluidi e più piacevoli da vedere. Altro motivo per cui ho scelto quest'iPhone 11 è che ha una doppia stabilizzazione ottica e digitale, che fa sì che l'immagine del video risulti molto stabile, senza scatti, ma con quell'effetto ondeggiante, soprattutto quando si fanno video in movimento e quindi quando si sta vloggando. Quindi, siccome io utilizzo lo smartphone sia per fare foto che video, questo iPhone 11 rappresenta lo smartphone con il giusto compromesso fra qualità foto, qualità video e prezzo. Poi, per quanto riguarda i prodotti di bellezza, quest'anno mi sono concessa un prodotto di lusso che è di Guerlain, che ho preso perché era in promozione. È un trattamento di giovinezza per viso e collo e si chiama Abbeyle Royal, spero di averlo pronunciato bene. Ed è un olio viso a base d'acqua fatto con miele d'ape e pappa reale e fa parte della nuova linea di Guerlain per i trattamenti viso. Ho deciso di prendere questo olio viso leggero ma molto ricco, primo perché non avevo mai provato un prodotto del genere fino ad ora e secondo perché mi serviva un trattamento bello forte per il mio viso e sono molto contenta di averlo provato. Questo olio viso ha il potere di un siero, la ricchezza di un olio e la freschezza di una lozione. La sua formula unica rimpolpa e leviga immediatamente la pelle per un risultato spettacolare. Il colorito appare radioso e la pelle è incredibilmente setosa e morbida come quella di un bambino. Agitare bene il prodotto, poi applicarlo su viso e collo al mattino e alla sera, prima di usare la crema e prima o in sostituzione del siero. E infatti, dopo averlo provato, ho notato subito una pelle molto più distesa, levigata e luminosa. Sono scomparse anche le rughe che ho qui sul contorno occhi perché si sono distese tantissimo. Il viso non è rimasto unto da questo olio perché si è assorbito rapidamente. Inoltre, il suo profumo è molto piacevole e delicato. Il packaging è bellissimo, sia la confezione esterna che il contenitore all'interno. E questo è il contenitore all'interno della confezione e come potete vedere anche questo packaging è davvero molto bello, con l'ape disegnata qui, che è il simbolo di questi nuovi trattamenti per il viso di Guerlain, quindi è il simbolo della nuova collezione per i trattamenti viso di Guerlain. Questo olio viso è contenuto all'interno di questa confezione di vetro. Qui c'è il dosatore con questa pipetta e in basso ci sono delle microsfere, delle microcapsule di olio che al momento sono depositate, per cui prima di utilizzarlo bisogna agitarlo in modo che queste microcapsule vadano in soluzione. Quindi vengano disperse nella soluzione in modo poi da poter essere prese dalla pipetta e poter poi essere depositate sul viso. Dopo che verranno depositate sul viso, massaggiando il viso con quest'olio, queste microcapsule rilasceranno i loro ingredienti nutritivi direttamente sulla pelle del viso. Questo è il dosatore e questa è la soluzione di olio viso con queste microcapsule al suo interno. Davvero un trattamento per il viso di lusso. Ultima cosa che ho comprato e che voglio farvi vedere è questo serbatoio per la mia piastra a vapore, perché quello che c'era prima si era completamente rotto e quindi ho dovuto comprarne un altro per sostituirlo e questo è appunto come si monta sulla mia piastra a vapore e questo serbatoio l'ho comprato su eBay. Vi faccio vedere l'altro serbatoio, cioè quello originale che si è rotto qui nella zona del gommino, quindi essendosi rotta questa zona non avevo più la possibilità di sollevare questo gommino
ed inserire l'acqua distillata all'interno del serbatoio. L'unica cosa di diverso è che il nuovo serbatoio è scuro e quindi non si può vedere bene il livello dell'acqua come invece si poteva fare con il vecchio serbatoio, però comunque diciamo è un dettaglio trascurabile. L'importante è che comunque questo serbatoio nuovo combaci perfettamente con gli incastri della mia piastra a vapore. Ok, e questo è tutto per il video di oggi dedicato agli acquisti che ho fatto in occasione del Black Friday di quest'anno. Io vi ringrazio per averlo seguito, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi a questo canale e noi ci vediamo presto nel mio prossimo video. Ciao a tutti!